Mazzonis e gli altri, questo è il titolo della mostra alla Fondazione Accorsi in via Po, nel Museo Accorsi, dedicata appunto a un collezionista che ha raccontato, ha voluto raccogliere prima e poi raccontare parte dell'arte italiana in modo piuttosto trasversale. Sì, parliamo di un pittore e scultore, quindi di un artista che ha amato l'arte a 360 gradi, quindi non solo producendola ma anche studiando e raccogliendo testimonianze d'arte del passato. Non parliamo di un collezionista secondo gli schemi, ma parliamo di una raccolta di opere tra 6 e 9, primo Novecento, per lui particolarmente significative. Il mondo veneziano del Settecento, che poi traspare in molti dei suoi lavori, la cultura barocca napoletana, abbiamo opere di Luca Giordano in mostra, e poi ancora il simbolismo a cavallo fra 8 e 900. Quindi momenti diversi della storia dell'arte, italiani ed europei, che si combinano con le opere del maestro. Come si allestiscono allora queste opere per poter esprimere il suo punto di vista, il punto di vista di chi ha collezionato, ma che faceva appunto anche l'artista? È questa la sfida. Infatti abbiamo deciso, pur mantenendo anche una parte di un assetto cronologico, di utilizzare un percorso di confronti, quindi le opere della raccolta del pittore insieme ai suoi lavori. Infatti siamo voluti partire con un Legnanino, un pittore di fine 6, primo Settecento, che ha lasciato delle cose strepitose qui a Torino, la decorazione d'affresco di Palazzo Carignano, e a confronto col ritratto fotografico dell'ultimo Mazzonis, e poi via via nelle prossime sale troveremo lavori del maestro e dei suoi artisti, della sua raccolta, della sua galleria ideale. Come si inserisce qui questo luogo? Perfetto, diciamo, la sinergia tra due fondazioni, la Fondazione Mazzonis e la Fondazione Accorsi Ometto, è perfetta perché parliamo di due protagonisti, Mazzonis e appunto Accorsi, di due protagonisti della cultura del Novecento torinese, entrambi accomunati dall'amore per l'arte. Accorsi, mercante ma anche grande collezionista proprio e soprattutto di Settecento, e Mazzonis, artista completo alla maniera ideale, rinascimentale, potremmo quasi dire, che si è dedicato ai più svariati generi: pittura di paesaggio, ritratto, natura morta, i suoi celeberrimi nudi, e allo stesso tempo amatore d'arte che ha raccolto la sua appunto quadreria ideale. La mostra, diamo qualche nota tecnica, la mostra deve stare aperta fino a quando, in che modo? Allora, dal 15 luglio al 30 di agosto, con l'orario estivo del museo, 15-19, tutti i giorni, chiusura il lunedì, e la possibilità naturalmente anche di fare visite accompagnate e contemporaneamente di apprezzare le sale dell'allestimento permanente.